Pontedera da Terra Murata a Castello Pisano, quindi a Podesteria, a Comune, infine direttamente a città nell'Italia Unita. Nel 1129 era ancora un piccolo agglomerato di persone in una boscaglia tra l'Era e l'Arno chiamato Ceppato. I nostri antenati direbbero proprio in una serva di ceppe. Circa nel 1140-1150, per la posizione strategica del luogo, favorita dai fiumi Arno e Era, su cui vennero costruiti ponti e quindi necessariamente diritti e difese per essi. Nel 1163 era già nominato come Castello Pisano di Ponsere. Ebbe quindi un rapidissimo sviluppo commerciale, strutturale e demografico, che si documenta in ben meno di 900 anni, trascorsi per gran parte nelle contese tra Pisa e Firenze, finché con l'Italia Unita ebbe il regio riconoscimento a città di Pontedera. Il suo apice di sviluppo industriale è avvenuto intorno agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando questa città era forte delle fabbriche Piaggio, Crastan, Cucirini, Tessiture Morini e altre strutture di minor mole ma di equivalente importanza vitale come ombrellifici, pastifici, arte orafa, tessuti, ricami e tutta una catena di imprese di ingegno minore. A oggi, nel 2011, quelle strutture che ebbero maggiore importanza per lo sviluppo di Pontedera si possono quasi tutte ritrovare solo nelle testimonianze fotoricordo. La distruzione bellica e l'evolversi naturale degli eventi l'hanno resa una città sguarnita, con le acque sporche e raffigurata solo dalle forme dell'apparenza. Adesso Pontedera si rinnova e chissà se presto non avrà l'orgoglio di vantare in tutto il mondo come un difu per la Vespa anche qualche geniale scoperta del Polo Sant'Anna per la ricerca e l'innovazione. Per l'intanto sia fatta buona compagnia con questo racconto audiovisivo a tutti quelli che sanno e a tutti quelli che amano sapere, poiché ciò che era è il fusto del vecchio albero e la radice è per le foglie in avvenire. Pontedera è una perla di giorno. Io son pontederese, lo spirito pisano, il cuore livornese. Con Empoli vicino, Firenze a capolino e il monte che si tocca e che ci stacca un po' da Lucca. Il buon pontederese, assai ben bilanciato, sa dir per ogni mese grazie a chi gliel'ha dato. Se in bona in qualche sera che non è troppo scarno, ti puoi far raccontare di come si poteva andar dall'Era all'Arno e in barca fino al mare. Il venerdì mattina, col giorno di mercato, da tutti i posti intorno nessuno è mai mancato. Un vero appuntamento con merce di ogni sorta, dal latte di gallina ai pezzi da convento. Se hai posto della sporta e buon piede che cammina, ti godi spazi e tempo, ogni banco, ogni vetrina. E Pontedera canta in tutto il mondo, galletto di pollaio che fa festa. La Pontedera è il gallo e la Vespa è coda e cresta. Non ultima è la parte che merita nell'arte, il forno degli artisti. In vero è ad esser giusti, sia detto a testa alta. E si è detta a cuor sincero che Pontedera è quella, è bella per davvero.
a vista par vivace, mette brio. Parola del turista, e ciò lo dico anch'io. Ponte d'era, perla di giorno, culla di sera. Segno dell'antico ponte fatto ancora in legno. È questa una veduta di Ponte d'Era in un disegno dell'epoca napoleonica. Ti racconta del mare, alle spalle c'ha i monti a profumare. Ponte d'Era, una perla sull'Arno, che al tramonto diventa poesia. Potrebbe essere una foto scattata da uno dei due campanili che un tempo erano della nostra cattedrale. E questa foto probabilmente risale alla seconda metà degli anni 60. Io domando a Senesi Roberto di raccontare qualche cosa riguardo al bar, all'esercizio che nasce come fiaschetteria, l'aeroplano. Allora, la fiaschetteria aeroplano è nata nel 1910 da Senesi II, nato nel 1897.
Questa fotografia con la scritta Bal Aeroplano, constatato che c'è una E in più, l'aereo, invece si dice l'aeroplano. Aero. Allora cominciamo, il primo titolare sinistra e secondo, il secondo di sinistra, Oreste Magozzi, sarebbe nonno di Adriano Magozzi, titolare di orologeria Cagenteria Mates di Corso Matteotti. Sempre Ponta d'Eresa. Sempre Ponta d'Eresa, venditore di conigli nella stagione e la stagione estiva cocomeri col banchetto sulla strada. Sempre da sinistra il terzo è lo fratello del proprietario, Senesi II, si chiama Senesi Terzilio, elettricista della Piaggio quando la Piaggio costruivano aerei militari da guerra. Senti lì. Era esonerato dal servizio militare che portava una fascia tricolore al braccio per essere riconosciuto. Il quarto, sempre da sinistra, è dal canto Pompilio, fratello di ultimo dal canto, proprietario di geni alimentari in Corso Matteotti, anche lui proprietario di una pizzicheria alimentari in via Vittorio Veneto, nei pressi ora del semaforo. Sempre da sinistra, seduto, è Isolo Neri, sempre di fuori del ponte. Lui era un venditore, venivano chiamato di maiali, veniva chiamato il maialaio, che vendeva maiali all'ingrosso, più aveva un'attività commerciale al minuto di macelleria. Questa foto risale al 1930. Si riconosce dalla lampada, perché prima non c'era, e che la sera veniva levata perché la portavano via. Questo bar ora è stato riaperto da pronipote Andrea Senesi, ha ripreso l'attività e ora viene chiamato il caffè degli artisti e continua lui l'attività. Questa fiaschetteria si chiamava l'aeroplano perché in quegli anni venivano costruiti alla Piaggio di Ponte d'Era gli aerei da guerra. Si può proprio definire un pezzo d'arte. Com'era un tempo il bar Caffè La Posta. Ancora si chiamava Piazza Andrea da Ponte d'Era. I cestai e gli impagliatori espongono le merci al mercato. E negli anni 50 questa piazza aveva ancora la pavimentazione lastricata. Una panoramica da Di là d'Arno,
da sinistra a destra, da Bella Di Mai fino alla fabbrica Crasta. E questo era un navicello che col vento a favore risaliva l'Arno. Dove l'Arno accoglie l'era, or si narra prima c'era, dentro l'acqua galleggiante, uno strano ristorante. Vuoi sapere di chi era? Era di Dante. Ben famoso a Ponte d'Era, sano, forte e intraprendente. Figlio già d'un barcaiolo al ponte della ferrovia, a traghettar col suo pagliolo gente, merci o che sia. In una sola primavera costruì quel ristorante. Navigava in bocca d'era su una zattera pescante. Che tramonti quelle sere sopra quello zatterone. Luna piena, tante stelle, si pescava col retone. Dante ci sapeva fare, con la gente e col mangiare. T'accendeva una candela e poi tirava giù la vela. Si sbloccava la carriola e con la corda liberata in punta rada il fiocco vola giù la rete di filata. Un quartin di vino bianco, pane a fette abbrustolito, olio buono e neanche tanto, aglio fresco e ben strusciato. Si mangiava col sorriso, pare adesso in paradiso, le candele, le fiammelle, pasta al sugo sull'anguille. Mentre ti scordavi i crucci si pescava anguille e lupi. E con le sue barzellette venia presto mezzanotte. Poi, oi. Come ciò che un dì fiorisce, fa il suo tempo e s'appassisce, anche Dante fu chiamato dalla legge del creato. Così dietro al poro Dante ci finì anche il ristorante. L'acqua chiara d'una volta, coi suoi lucci argentati, è una sporca fogna aperta. I suoi pesci son malati e per pescarci occor licenza. Il poro Dante facea senza. Qualcun dice ha detto Dio, prima o poi ci penso io. Qualcun altro si rifiuta, se t'aiuti Dio t'aiuta. Dante, ho in mente il tuo sorriso, che si dice in paradiso.
regia scuola di avviamento professionale. Le odierne scuole Antonio Pacinotti. Vi racconto un gelataio. Era un personaggio di Pontedera. Si chiamava Lillo e l'aveva scritto anche sul carretto del gelato. Lo vendeva anche a dicembre, l'Andervial 4 novembre, in ottobre anche alle scuole, in settembre a chi lo vuole. In agosto era arrabbiato perché tutti indeano via. Poteva vendere su gelato solo a guardie e polizia. Luglio e giugno un grande impegno. Per chi indeva in passeggiata qualche tavolino in legno, ciarde, crema e cioccolata. Maggio in piena primavera scongiurava le allergie. Sempre a urlà mattina e sera. L'unie cure son le mie. Se mi state qui vicino avrete il cuor come un bambino. Ve lo dico con l'imbuto, più neanche uno starnuto. Guarda qui chi m'ha scortato come mangiarmi gelato. Per aprile è giusto or detto che dormire un fa dispetto. Sicuro che chi l'ha coniato non vendea certo il gelato. Marzo appena lo precede, dice Lillo, non ci scherzo. Dor gelato a chi lo chiede, anche a un gatto ghiotto e a un orso. Di febbraio e di gennaio risistema il suo arretto, ne ritinge anche il telaio e ne rifà tutto l'assetto. Lo pedala in passeggiata Andervial 4 novembre,
fan qua in là qualche fermata giusto a salutare la gente. Lì lo tesse sempre uguale, dalla svina a carnevale. E io che scorro il tempo indietro, ma non torna il personaggio. Beh, si sa che il tempo a un metro, Pontedera gli fa un omaggio. Se ti senti amareggiato, ecco pronti un bel gelato. Maria Laura Fantozzi è la nipote del fondatore e l'ultima padrona, insieme alla sorella Patrizia, del ristorante Il Cacciatore, qui a Pontedera, all'ascesa del ponte. Allora chiedo alla Maria Laura di raffigurare i suoi ricordi, di raccontare com'era questo ristorante. Innanzitutto, Maria Laura, quando è nato questo ristorante e da chi? I miei bisnonni, Vittorio Fantozzi e Vittoria Senesi, detta la Festosa, per il suo atteggiamento sempre allegro e cordiale verso i clienti, nel lontano 1893 comprarono dei locali che erano fino allora adibiti a un forno del pane e piano piano fondarono il ristorante Il Cacciatore. Com'è che è diventato tanto famoso in tutta la Toscana, da Livorno, Pisa, Firenze, fino a Roma, come racconti anche nel tuo libro? Già al tempo della Festosa, il ristorante Il Cacciatore era molto conosciuto per le sue specialità e per i suoi piatti di cacciagione. Anche per i vini era molto rinomato ed andare a mangiare dalla Festosa all'ascesa del ponte era un vanto, specialmente quando frequentare i ristoranti non era cosa da tutti i giorni. Il signor Michele, la Vittoria, Vittorio Fantozzi e l'Alba furono gli artefici della splendida ascesa di questo piccolo grande locale, ricco di storia e di tradizioni. Il ristorante era un punto di genuino ristoro per i barrocciai che scendevano da paesi vicini e per i camionisti che arrivavano da Firenze e da Livorno con le loro cisterne cariche di benzina. La domenica, invece, era affollato da intere famiglie provenienti da molte città, anche lontane, perfino da Roma, e dappertutto era conosciuto per i suoi piatti fragranti e stuzzicanti. Nel 1959, per lunga e benemerita ininterrotta attività, gli fu conferito nel concorso per il progresso economico il premio di medaglia d'oro.
Maria Laura, racconta com'era fatto l'ambiente e che sapore aveva una giornata tipica del ristorante Il Cacciatore. Nel ristorante c'era una sala grande, una più piccola, la cucina e una saletta che serviva per la mescita dei vini e di liquori. A sinistra della stanza c'era un grosso banco di legno scuro con sopra tanti bicchieri sulle bicchieraie d'acciaio lucidate con il sidol. Mi ricordo che nella saletta i miei genitori avevano messo per scaldare l'ambiente un grosso braciere e nei mesi invernali, quando il freddo era molto pungente, i clienti mettevano delle grosse patate a cuocere dentro la brace ardente. Le patate poi venivano condite con un pizzico di sale. Patate, vino bianco e rosso rendevano tutti molto allegri e l'ambiente particolarmente festoso. A me garbava tanto la cucina, perché era un ambiente un po' fumoso, ma pieno di ciottoli, tegami, con grossi mobili di legno celesti e l'acquaio con sopra la lisciva e il sapore di Marsiglia. All'angolo dell'acquaio c'era una buca, quando ero piccola mi impauriva tanto, ma poi capii a cosa serviva. Era un deposito del carbone. Quando veniva il carbonaio, buttava tutto questo carbone in questo antro e tutta una polvere sottile si spandeva un po' dappertutto e la mamma accorreva subito per pulire. C'erano anche spiedi pieni di fagiani, polli, tegami fumanti. Era un ambiente a dir poco tipo medievale proprio, cucine che usavano allora. Tutte le persone erano affascinati perché era aperta a tutti, tutti la potevano vedere. Non è come ora che nelle cucine è proibita l'entrata. E anche la cantina era un ambiente che a me mi affascinava. Quando ero triste perché magari mi brontolavano di qualche cosa, io mi rifugiavo in cantina. Era un ambiente scuro, fresco d'estate e caldo d'inverno. Attaccata al soffitto c'erano salami, prosciutti, formaggi, l'uva passa, di tutto, e liquori, e damigiani di vino, e di olio. C'era di tutto, sacchi di fagioli, farina per la polenta gialla, pacchi di tagliatelle del Caponi, di pasta per le lasagne, proprio di tutto. Mi affascinava tanto questo ambiente e per andarci bisognava scendere una scaletta circondata da un cancellino di ferro che era stato messo dal mio nonno quando io, essendo piccola, mi avvicinavo e potevo anche cascarci dentro. C'era anche un frigorifero di legno, i primi frigoriferi proprio, che veniva alimentato a ghiaccio a quel tempo, capito? A ghiaccio vero? Tutti i giorni veniva Ricciardo, che era un omone grande e grosso, con un carretto, portava il filone di ghiaccio rinvolto in una balla di juta. Infatti ne parli nel libro. Lo metteva in terra, lo divideva in due perché non ce lo poteva mettere. E poi con l'uncino lo chiappava. Sì, e poi due pezzi però andavano tutti perché intero non ce lo poteva mettere, capito? Lo metteva in due. Però tutti i giorni le mattine lui veniva a fare questa missione. Da una parte ci andava questo ghiaccio, va bene? In fondo c'era come una cassettina e ci mettevano i babbo fagiani, da quell'altra parte lepri e la roba che c'entrava. E questa ghiacciaia, che era mio cugino. Sul tuo libro hai saputo ricordare molto bene l'ambiente della mescita e i personaggi che abitualmente la frequentavano. Puoi raccontare, come hai fatto nel libro, qualche personaggio che animava l'ambiente in quei giorni? E se ci sono forme e cose tipiche dell'ambiente in generale che vivono nitide ancora nella tua memoria? L'ambiente
la Mescita era un ambiente particolare, ricco di mobili antichi, con il braciere nel mezzo, scaffali pieni di bibite, una stadera enorme dove si pesavano i fagiani e le lepri, catini verdi pieni di pallini, e era qui che nel pomeriggio, sia d'estate che d'inverno, si riunivano tante persone, amici, che venivano per passare un momento insieme, scambiarsi delle notizie, dei pareri, anche solamente il piacere proprio di stare un po' riuniti. Del passatempo. Del passatempo. E si trattenevano anche per un bicchiere di vino, anche un quartino di vino, giocavano a carte, cantavano belle canzoni dei tempi antichi. Facevano proprio come se fossero strumenti, anche versi con... Praticamente riuscivano a evocare proprio gli strumenti. Strumenti, sì, con la gola. Chi faceva il basso, chi il tenore. E veniva fuori delle canzoni bellissime che venivano le persone appositamente a sentirli. Poi c'erano dei personaggi veramente strani che sembravano usciti da un libro di Edoardo De Filippo. Uno di questi si chiamava Ghigo. Era una persona piccola, nera, si lavava pochissimo, era pieno di soldi e sembrava un barbone. Lui, pur essendo analfabeta, sapeva a memoria la Divina Commedia. Ehi. E la declamava. Leggeva, però non sapeva scrivere. Era particolare, perché lui in tasca si metteva una cipolla, un pezzo di formaggio, un pezzo di pane, insieme alla pipa col tabacco. A un certo punto tirava fuori e lo mangiava. Una volta che era una bimbetta e mi sono molto stupita, perché eravamo d'estate e lui era fuori seduto e sullo scalino di marmo, sulla soglia del negozio, mise un po' di sale e intingeva questa cipolla sul sale. Lui era fatto così, nonostante tutti i suoi beni che aveva, era senza figli. Pieno di sordi, ma strano. Maria Laura, ti ricordi giusto appunto anche qualche forma tipica dell'ambiente? Come codesta bilancia, come stadera. Sì, ce l'ho sempre. Poi mi hai detto che c'erano dei catini pieni di pallini. In questi catini ci stavano i pallini con cui caricavano le cartucce. E le compravano a Etti, no? E le caricavano da sé le cartucce. E le venivano a prendere lì da voi? Sì, sì, sì. Quindi voi vendevate? Vendevamo la cacciagione, le cartucce. Infatti noi nel garage avevamo fatto un locale adibito per mettere le cartucce, le cose. Poi con gli anni 60 questo smise. Maria Laura, questo bel ristorante, come è andato a finire? Il ristorante è andato a finire che il mio babbo, avendo già nel 77 62 anni, ha deciso di vendere la patente. Oggi il ristorante Il Cacciatore si chiama La Pescaccia, poiché dal ristorante dove prevalentemente veniva cucinata la cacciagione, con la nuova gestione viene cucinato prevalentemente pesce.